Siracusa, Corso Gelone, alle nostre spalle c'è l'imponente palazzo dell'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Quanti sono coloro che sanno che questo palazzo il pomeriggio non è aperto per i poveri utenti, i poveri cristi che non possono andare di mattina per prenotare un incontro con qualcuno dei funzionari di questo palazzo? Probabilmente quasi tutti non sanno appunto che il pomeriggio il palazzo è chiuso, nonostante ci sia una disposizione governativa secondo la quale i palazzi pubblici, cioè gli uffici pubblici, devono essere aperti anche di pomeriggio. Lo sono persino le scuole, le segreterie di tutte le scuole sono aperte almeno un giorno di pomeriggio. Se voi andate alla prefettura di Siracusa, a Ortigia, vi ricevono tutte le mattine. Qui addirittura ci sono i vigilanti armati. Sei costretto a prenotarti, a parlare con l'impiegato dell'office o del front office, per dirla con chiarezza, e poi dopo puoi parlare con un impiegato dei piani alti. Abbiamo tentato di parlare con qualcuno, ci è stato detto no, bisogna prenotare. E il sistema, a caso, poi ti dà il giorno nel quale tu puoi parlare con il funzionario addetto. E se in quel giorno tu stai lavorando e non puoi lasciare il lavoro, cosa succede? Visto che di pomeriggio qui in questo palazzo dell'INPS non sono ammessi gli utenti. E la disgrazia sapete qual è? Che prima c'era l'INPDAP, vale a dire l'Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti Pubblici, il quale ufficio, a poca distanza da dove ci troviamo noi, in una via qui vicino, era aperto due volte al pomeriggio durante la settimana, tranne il sabato. Qui il sabato è chiuso tutto il giorno, i pomeriggi nessuno riceve, il pubblico cioè non può entrare. Ditemi come si può fare per ovviare a questo inconveniente. Possibile che l'INPS sia legibus solutus, cioè tutti gli altri uffici pubblici, compresa la prefettura, aprono di pomeriggio e l'INPS no? Con questa domanda ci lasciamo, ci congediamo da voi nella speranza che qualcuno dia una risposta.